Sai quante ore sono che ti aspetto? Quanto? Tante. Guarda... Ma il Pasqua? Pasqua è allo stadio. Oggi giocava la Juve. Ma gioca mica... No, sta giocando in sala slot machine. Va a vedere anche l'allenamento. Sì, la sfiga machine. È totale. Mamma mia. Marino, buongiorno. Giorno. Hallo. Siete in bellinacce, ragazzi. Da stamattina che sono qui, li guardo lavorare, non sono fermi un attimo. Per fortuna è così. Sembrate dei bergamaschi. Ed è anche divertente, ti dirò. Lo perché so. Se non arriva più sera mi annoio. Devo fare almeno 3 o 4 cose insieme, se no mi nervosisco. Allora, Peciottina? Peciottina, francese, oui. Peciottina di questo signore che abbiamo già visto. Ti ricordi il buon vecchio Tani, che di vecchio non c'è nulla, il nostro amico, che gli abbiamo fatto già la trasmissione sulla sua Volvo. Ah, adesso sì. Okay. Quel ragazzotto là. Okay. Adesso facciamo la trasmissione sulla Peugeot, approfittando della disgrazia accaduta a questa macchina. Una disgrazia relativa, perché quando succede qualcosa sulle macchine, parliamo sempre di macchine, dai, adesso. Sì, dai, esatto. Una disgrazia che gli è accaduta su quasi, purtroppo, tutte le Peugeot. Questo è il vecchio 1006 2017, cambio automatico, 120 cavalli. Non è già il nuovo 1005, che quello di disgrazie, purtroppo, ne ha qualchesina di più. Qua i motori sono affidabili, il cambio abbastanza affidabili. Hanno la solita piaga del giorno d'oggi su questo genere di macchine. L'Adi Blu e il FAB. Qui in questo caso cosa è successo? Al buon vecchio Tani, che gli abbiamo ordinato tutto, per non vi dico la spesa perché sennò vi mettete le mani nei capelli, perché ce li ha. E soprattutto se l'è messa lui, poverino. E se l'è messa lui, praticamente si è bloccata la pompa della Adi Blu, si è stoppato il filtro NOx, l'SCR, chiamatemelo come volete, il filtro della Adi Blu. Di dirimpetto la macchina è andata in protezione, lui non l'ha tolta. Alla svelta era partito il famoso contatore: fra 1000 km mi spengo, fra 2000 km mi spengo, fra 3000 km. Guarda quello, è il socio di quell'altro, Ti sei sposato o no? Non ancora. Vai. A marzo. Guarda, c'è tempo per pensare. Quindi questo Adi Blu ha fatto stoppare di dirimpetto il FAP con il disastro annesso e connesso della macchina, che praticamente non andava più, non rendeva più, 80 all'ora in protezione, contatore fra 4000 km io mi spengo. E ricordate che quando la Adi Blu ve lo dice non è una burla, lo fa per davvero, no? Evita l'avviamento della macchina. E quindi niente, abbiamo dovuto ordinargli tutto, perché chiaramente sono componenti che per la circolazione stradale ci devono essere. Detto questo, ho preso la palla al balzo, siccome PS, altro problema, stare a fermo un mese in attesa dei ricambi, perché avere i ricambi delle macchine al giorno d'oggi sta diventando veramente un inferno anche per le cose più banali. Non so, ve ne dico una: il cuscinetto reggispinta alla frizione di una 500 col cambio automatico, cambio robotizzato, è in ordine dai nostri amici da 2 mesi. Fermi per un cuscinetto una macchina 2 mesi è inaccettabile, però purtroppo nelle macchine succede anche questo. Follia. Quindi abbiate in casa sempre 2-3 macchine, che costa niente mantenere. Sì, esatto, poi esatto. Costa poco di buone assicurazioni soprattutto. Detto questo, allora a Tani cosa ho detto? In attesa, fammela defappare elettronicamente, ti elimino la Adi Blu elettronicamente, tanto la macchina da qui non esce, e vediamo questo bel 1006 portato all'estremo della potenza cosa ci può dare. Riuscirà a insidiare il miglior 1006 dal mio punto di vista che c'è in circolazione a livello prestazionale, che è il 1006 Multijet, della Bravo, della Mito, della 500X, della Tipo. Secondo me, motoristicamente, quello è il motore migliore, che in media, liberato dai tappi per una situazione sfigata analoga, potrebbe essere un motore che 160 cavalli li fa, parlo del Multijet, con oltre 400 Nm di coppia, che poi non li regga la frizione, è un altro discorso. Qua è solo un discorso prettamente teorico, certo. E via dicendo. Vediamo se con questo Peugeotino liberato dagli accrocchi, che in questo momento è vuota, riusciamo a ottenere un risultato più o meno parallelo. Questa di serie quanti ne ha, scusami? Questa di serie ne ha, e li ha rullati tutti, 120 e 280 Nm di coppia. Ha fatto 121 già con il FAP libero, e 289 Nm di coppia. Poi lo vediamo meglio quando mi metto a sovrapporre i risultati e via dicendo. Quindi questa è un'altra di quelle macchine, vedete, FAP liberato, ma non è che da solo ci ha dato, come per la Stelvio, ricordi? Ci ha dato 10-15 cavalli, assolutamente in più. È rimasta bene o male quella. Curva d'erogazione bella, curva d'erogazione pulita. Questa è dotata di cambio automatico. Quindi adesso facciamo la rullata, vediamo cosa dà questa macchina libera, il potenziale di questa macchina, e poi parliamo invece di quello che si potrebbe dare lasciando tutto quello che è il FAP e via discorrendo. Va bene, rullo, ti accompagno.
Allora, rullata del Peugeotello. Ovviamente questa è una mappa tonica, pesante, ma ancora con zero fumo, nonostante non ci siano gli accrocchi di inquinamento. Perché se io decidessi di farla fumare, questi risultati ne avrei decisamente di più. Ok? Allora, andiamo a vedere, richiamiamo Peugeotino del buon Tanino, che salutiamo e ringraziamo per il prestito del suo gioiello. Allora, come vedete, ci avviciniamo alla Fiat. È lei che cingola, lo sai. Sì, adesso chiudo, metto la P perché, ecco, Ponchio, Ponchio è già arrivato. Grazie, Ponchio. Allora, vai. Si è chiaramente migliorato tantissimo. Abbiamo da 121 a 152 cavalli, da 288 Nm a 405 a 1900 giri, non poco, eh? Da 106 a 135 la dissipata è la medesima. Curva d'erogazione chiaramente sovrapposta, copia a copia, ruota a ruota, potenza a potenza. Vi ricordo che i 121 e 288 li ha fatti a FAP libero. In media queste qua magari c'è anche il rischio che siano sotto un momentino. Poi come vedete dalla felpa, la mattina fresca aiuta. Ecco, allora, come vedete i numeri di Fiat a parità di restano ancora sopra. Però siamo lì, partendo dal presupposto che 405 Nm di coppia non glieli possiamo lasciare perché faremo danni al cambio, che anche i 152 cavalli sono per le macchine defappate, che non si può, chiaramente quando invece vi troverete a fare questa macchina, ne avevamo già fatta una con mappa piuttosto estrema, con situazioni analiche, quella del mio amico Luca, te lo ricordi, quella color ciliegia, sempre station, sempre su questo banco, che anche lì invece parliamo solo ed esclusivamente della macchina. Qui in questo caso, se noi andiamo a rimontare il FAP e tutto, per dare una mappa che possa reggere il FAP, è una macchina che può arrivare tranquillamente 148, 145, 148 cavalli. In Newton non metro. Tanto sotto. Perché? No, no, non c'è un abisso perché sto parlando di parità di mappa, quindi una mappa senza fumo, come hai visto mentre tiravamo. Non era fumo zero, ma era 0,1, proprio poco nulla. E però il newton metro di coppia in quel caso 360, 370, non di più, perché sennò il cambio chiaramente mi va in crisi, anche se fosse il manuale. Poi frizione c'è anche il sensore, e la Peugeot c'è anche il sensore di usura frizione, quindi bisogna andarla a rispettare nel massimo. È un motore, come vi ripeto, che io apprezzo, il 1500 nuovo, sempre sulla stessa macchina, a prestazioni probabilmente leggermente superiori, più che altro di potenza, non di coppia, però qualche rognetta in più ce l'ha, tenditore, tu questo comunque, sceglieresti in questo momento. Allora il 1500 nuovo è bello, perché è nervoso, va via bene, cioè, sulla Focus, sulla 308, un po' dappertutto, però questo onestamente invecchia bene. Hanno avuto nel tempo i soliti problemi di AdBlue, i soliti problemi di FAP, hanno delle turbine che non sono dei cuori di leone, però grossissimi problemi di macchina, inteso un cilindro che passa giù, la cinghia che si spacca, la catena che si smezza, no. Hanno qualcheduna sui modelli più vecchi, avevano qualche problema di troppo, magari inerente al mangiare l'olio, quindi chi ne fosse interessato si accerti di queste cose. Il cambio automatico non è chiaramente paragonabile, aspetta che spengo così parliamo meglio. Come velocità ha un DSG, che c'è accesa la radio Tani, a DSG o Alpi di K della Porsche, qualsiasi cambio BMW, molto veloce, però un cambio che con un'accurata manutenzione fa la sua strada, molto turistico, nonostante ci sia il bottone S, non è che anche cambi tantissimo, qua il bottone S a livello di mappatura cambia proprio il tempo di booster e un po' la reattività dell'acceleratore, quindi sono 120 cavalli prima, sono 100 cavalli dopo, non cambia assolutamente niente. E quindi ecco, per chi fosse interessato agli ultimi, fra virgolette, 1600, secondo me è un acquisto a livello di usato che può avere il suo perché e via dicendo. Accuratevi quante volte quando l'andate a acquistare in garanzia ha cambiato la pompa della AdBlue, perché è il vero tallone d'Achille di quella macchina qui. E una volta fatto quello, il motore lo... Ma la pompa si può cambiare o devi cambiare tutto? Come funziona? Il problema è tutto il concetto della AdBlue. La AdBlue tu puoi cambiare la pompa che lo gestisce. Ci sono immersione, no? I geni le mettono immersione dentro. Esattamente, okay, quella poi è la noia perché cristallizza. Il problema cos'è? Che quando la...
spesso e volentieri capita, ma possiamo raccontare, chiaramente non è che stiamo sparando su Peugeot, stiamo parlando di dati di fatto. Capita spesso che ci sono gente che chiaramente fino a che è in garanzia la macchina lo fa cambiare uno, due, tre volte, magari in tre anni, quindi durata veramente relativa. C'è chi poi è fortunato e non ha mai saputo d'averlo, gli fa il suo pieno e via dicendo, e c'è chi chiaramente che quando è fuori garanzia si vede preventivato ogni 6, 8, 10 mesi la pompa della Diblu 1200 euro, mamma, e chiaramente gli vanno i capelli alla testa. Quindi ecco, torniamo ai soliti discorsi che abbiamo affrontato tempo fa. Sto benedetto Diblu, tutto bene, tutto bello, tutto figo, ma compreso con quella intollerabile cosa che io riesco, l'ho detto in altri video, non riesco proprio a mandarla giù, il fatto che devono mettere questo contatore che ti spegne la macchina, perché ti non ripeto, fate così, se io sono in Francia, mi dice mi spengo fra 800 km e devo tornare in Italia perché sono a Parigi, non è che crei un disastro ambientale se rientri con la tua macchina. Cavolo, mettimela in protezione, falla andare a 80 all'ora, ma dammi la possibilità di ritornare a casa. Io questo veramente, questo concepimento dello spegnimento, non riesco in nessuna maniera a concepirlo. Quindi abbiamo visto le potenzialità del Peugeot Libero da crocchi, è un'altra di quelle macchine che con o senza FAP, allora, parlando in gara, la più alta che ho fatto di queste, ho fatto circa 168-170 cavalli, ma diventa una ciminiera, nel senso il culo nero in due accelerate, ok? Con bene o male una coppia di 380 e via dicendo. Quindi da questo punto di vista il potenziale della macchina c'è. Cioè, se noi non avessimo l'obbligo di mettere quello, i nostri amici sotto e via dicendo, anche Fiat lo fa, Fiat veramente a parità di fumo secondo me resta il riferimento. Non avessimo nei sulla frizione, il Fiat, il 1006, ci arriva a passare i 400 newton, ma con una facilità disarmante, anche perché è sopra i 300 in abbondanza già di serie, proprio per come è costruito. Detto questo, è una macchina che chi la volesse comprare, volesse considerare una mappatura, la cosa giusta, 145, 150 cavalli, 350, 360 newton, buono, ma ci sono i vari gusti di guidi, c'è chi predilige la coppia, c'è chi predilige la potenza. Per curiosità, liberata di tutto, una macchina che 160 cavalli li passa, però a fumo zero, quindi senza eccessi, abbiamo visto lì quello che può fare. Quindi, perfetto, secondo me, per essere un 1006 sono comunque valori di rilievo, perché 400 newton, qualche 2000 di serie non ci arriva. Esatto. Quindi dai, non è così addormentato questo motore qui. Fra l'altro, i primissimi che ricordo sono in giro veramente da tanti anni, hanno anche dei chilometraggi importanti, senza mai dimenticare poi il fattore umano, manutenzioni, utilizzo sconsiderato, raffreddare, riscaldare, tutte cose che determinano sempre una morte precoce di un motore. Va bene, okay. Fai un saluto ai tuoi fan, perché tutti sono tutti innamorati di te, io non capisco perché. Ciao fan, grazie, ciao. Ci siete innamorati. Bella. E vabbè, il Pasca. Ancora non c'è. Grande Pasca. Al giardino zoologico a guardare i fagioli che giocano. Sì, gira, devo inquadrati una volta. Sei geloso dei capelli? Sì, guarda che belli. Se non li vedi gialli. Tra l'altro non sono più gialli. Sono bianchi. Sono bianchi. È presente quei ratti muschiati che hanno dentro tanti colori? Grazie, ci voleva, così almeno adesso mi scrivo un ratto. No, vabbè, ma un complimento, sai che ti voglio troppo bene. No, ti ringrazio tanto, non ho visto tuo fratello, ma mi sa che oggi... Vabbè, oggi, l'hai mai visto lavorare? Guarda l'altro là di dietro. L'ho visto prima. Guarda là di dietro. Guardalo là dove. È lì con quel giovanotto lì che è un nostro nuovo acquisto, che si chiama Artemio. No, non mi ricordo ancora come si chiama, l'abbiamo assunto oggi. L'altro invece è il farabutto per eccellenza, Ponchio. L'essere più inutile dopo il micio che abbiamo mai avuto. Okay. Se non chiudo su Marino, sulla maggiolina. Ah, il micio è diventato papà, Micio papà. Dai, facciamoglielo. Micio, saluto. Dai. Auguri, Micio. Auguri. Grande Yuri. Ciao. Chiudo sulla maggiolina dell'Incruiser con la maggiolina sopra. Hai visto? Vieni un attimo, guarda questa lente. Guarda il giro di questa macchina davvero? Che ha fatto? L'ha fatto davvero? No, questo è uno di quelli veri, Hai visto? Ha fatto Abbiate Grasso, poi è andato giù di qua, Sondrio, poi ha cominciato a risalire, Lugano. Sì. Ha fatto un bel giretto, ma aspetta, poi vedi che la freccia va di là. Dice anche la longitudine, tutte le sue belle cose. È grande però. No, questa è una macchina che una volta finita di prepararla, finisce di là, questa volta partirà dall'Alaska e andrà giù.
fino all'Argentina. Che lavoro fa questo signore, scusa, per capire il tempo dove lo trova? Vabbè, non ne ho idea. Beato lui. Però beato lui che può fare questi giretti. Ciao Marino. Ciao, ciao. Grazie, ciao.